Non c'era niente, soltanto la voglia di stare bene e di stare tra di noi. Per la sua città d'origine, Marcianise, è una diva quando torna, quando passeggia per il centro cittadino. In realtà forse lo sono più i miei, perché io quando torno a casa torno per il calore della mia casa, quindi sto spesso chiusa in quelle quattro pareti o torno per i miei nonni che non vedo mai, però non esco molto, non amo molto essere fermata per strada, Perché? torno. Perché io lo faccio il mio lavoro non per questo, lo faccio perché mi dà soddisfazione, non perché voglio che la gente. Certo, poi fa piacere, chiaramente, però sai cosa? Che quando torni nel tuo paese di origine è come se fossi un po' avvantaggiata, perché lo facevano 5 anni fa, lo faranno sicuramente anche adesso. Poi chiaramente, ripeto, fa piacere, però io torno per i miei. Giulia, in questo piccolo grande amore. L'amore. Chi è invece? Come si chiama? Andrea. Emanuele, Bosi e Andrea. Giulia e Andrea si innamorano. Ma invece Emanuele. E Mary sono molto amici. Ecco. Non è successo. Può succedere, girando un film d'amore come il vostro, può Sì, perché succedere si crea una magia non indifferente, o no? chiaramente, sulle Appunto. scene. Però siamo molto professionali. Quindi il Che vuol dire? lavoro è Ma lavoro lei e poi insegna, si vedrà. quando nasce l'amore, non Sì, si può quando fare, nasce la non si può scintilla. fermare l'amore, se ne può solo prendere atto, diceva qualcuno. È vero, ma la priorità in quel momento era il film. O perché con un attore mai, Me con lo un dicevo collega fino a mai. Chi qualche tempo fa, però lo io diceva a lei? me lo A dicevo, se stessa lo sì, me diceva. lo dicevo qualche tempo fa, per carità, nessuno di questo mondo, perché una deve essere egocentrica e quella sono io. Solo che poi ho provato con una persona che ne era al di fuori e mi sono resa conto che è molto più difficile, perché è difficile capire i nostri tempi e proprio là, appunto, come dicevamo prima, lo stress e la tensione che porta questo lavoro non è facile da comprendere per chi non l'ha mai vissuto e non lo vive neanche dietro le quinte. Lei è cresciuta con la danza e con la cioccolata, dico bene? Sì, Oggi la danza non più? neanche la cioccolata. No, la Nemmeno. cioccolata sì, nei momenti di tristezza perché tira su di morale. Squillo del telefono, eccolo. Dottoressa Laurelli, buonanotte. Lei ha visto questo piccolo grande amore? Ma andrà a vederlo? Con chi? Va, vedremo con chi mi vorrà accompagnare. Non con il suo compagno. Ma vediamo se Ma lei ha si è voglia di sposata? Lei vederlo. si è sposata nel frattempo? Io mi sono separata, Vede, sposata, tante vede, cose. a proposito di amore, quindi ho detto bene compagno. Sì, anche se ora non c'è, Vabbè, quindi. certo. Allora, un sogno raccontato da Mary, se c'è. Allora, sì, io di sogni ricorrenti ne ho due. Uno sogno spessissimo, soprattutto di recente, che mi cadono i denti. Ed è un È un sogno classico, sì. terrificante, perché poi mi sveglio la mattina convinta di non avere i denti e magari corro a guardarmi nello specchio oppure me li tocco. E tra l'altro questo capita spesso che lo faccio io, questo sogno è contemporaneo, comunque nel giro di una settimana lo fa anche mia sorella. Poi? E poi l'altro è uno che mi capita spessissimo, però soprattutto credo quando sono sotto stress, è che corro tantissimo, mi affanno ma non riesco a correre. Allora mi aggrappo alle cose, ai tavoli, al muro per riuscire ad andare avanti e quindi proprio sento proprio lo sforzo fisico, l'accelerazione, il battito accelerato e mi sveglio con la tachicardia totale e sudatissima e sento proprio lo sforzo eccessivo nelle gambe. Dottoressa, ha sentito? Sì, sono entrambi dei sogni che hanno a che fare con la mancanza di energie che a volte si avverte. Probabilmente riversiamo così tante energie nel quotidiano che spesso questi sogni intervengono nei momenti in cui queste energie vengono meno, perché il cadere dei denti ha a che fare con la perdita di mordente, con quella difficoltà che a volte abbiamo proprio di mordere le cose della vita, di essere aggressivi ma nel senso di grintosi, no? Di avere quelle energie che ci servono anche per perseguire i nostri progetti. E la stessa
cosa, l'altro sogno in qualche modo rappresenta un po' quelle che sono le nostre impotenze, no? Di fronte a delle situazioni che vorremmo rincorrere, no? Perché ci richiedono un dispendio di energie che in quel momento evidentemente noi non abbiamo, per cui ci aggrappiamo, no? A quegli aspetti che in qualche modo ci possono sostenere, però il sogno in qualche modo denuncia la difficoltà a volte, no? Di mettere così in atto tutte quelle energie che richiediamo a noi stesse, probabilmente ci dice anche insomma di rilassarci un po', di aspettare che in qualche modo queste energie ritornino da sole senza evocarle, no, in maniera a volte troppo violenta. Buonanotte dottoressa. Buonanotte. Mary, ma è meglio aver amato e perduto o è meglio non aver proprio amato? Amato e perduto. Sicura? Sì. Intanto grazie per essere intervenuta sottovoce, non so se lei lo sa, noi chiudiamo sempre i nostri incontri, chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta, lo sapeva? Sì, lo so, la seguo. E allora? Mary a se stessa cosa chiede e cosa risponde? Allora, noi abbiamo parlato di tutta la mia vita praticamente, probabilmente la vita che molti ragazzi la sognano. La sua vita, un pezzo della sua vita, i suoi primi 19 anni. È vero. Sono pochi o sono tanti 19 anni? Sono abbastanza. Dipende da come vuole vivere. Certo, lei vuole anticipare tutto. Si vuole sposare a 23-24 anni, ha detto. Ma voglio avere un bambino che abbia una madre giovane. Certo. E allora? Dicevo, quindi abbiamo parlato di questa vita che moltissimi ragazzi sognano e quindi mi domanderei se mai ho pensato, desiderato cambiare la mia vita, vivere la vita di qualcun altro. La risposta è sì. Cioè? A volte sì, perché ho avuto tantissime cose dalla mia vita, tantissime soddisfazioni che molti altri. E non voleva vivere questa vita? Voglio viverla, però a volte ho anche desiderato una vita più normale, una vita più semplice, con meno tensioni, meno stress e magari con delle amicizie più sicure, più vicine, con una sicurezza maggiore anche proprio a livello umano. Sta solo a lei decidere o no? Ormai balla a proposito di danza e deve continuare a ballare. A volte un po' ci sentiamo costretti nel vortice che abbiamo intrapreso, quindi a volte penso di evadere, però poi l'amore per la recitazione vince sempre su tutto. Perché è quello che lei ama davvero, sì. Del mondo del lavoro, del mondo dello spettacolo, la recitazione. Per esempio la telegiornalista non la farebbe mai. No, ma io non farei nient'altro che non sia il mio lavoro. Condurre un programma, condurre un telegiornale. No. Recitare. Ma perché, che cosa le regala recitare? Mi regala tantissime altre vite, tutte quelle che vorrei vivere. Grazie ancora a Mary Petruolo, o meglio a Maria Palma Petruolo, grazie, o meglio ancora a Suor Maria. Grazie a Giovanna Bizzarri, grazie a voi, gli amici della Notte di Rai 1. Io vi aspetto, come di consueto, sempre di notte, sempre su Rai 1 e sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte.